Luci notturne. È l'esperienza più semplice e frequente. L'osservatore riferisce di aver visto uno o più punti o globi luminosi fermi o in movimento senza saper indicare esattamente né la forma precisa né la distanza degli oggetti. Dischi volanti. Si tratta di avvistamenti in pieno giorno di oggetti che sembrerebbero avere una consistenza fisica. Discoidi o forme lenticolari, fermi o fluttuanti nel cielo, in grado di muoversi o navigare in ogni direzione. Osservazioni radar. In questo caso i testimoni sono quasi sempre piloti, civili o militari, o controllori di volo. Riferiscono di aver visto apparire sugli schermi radar uno o più oggetti volanti. Danno talora anche indicazioni più precise come velocità e distanza rilevate con le apparecchiature radar. Incontro ravvicinato del primo tipo. In questa categoria di avvistamenti, l'UFO sembrerebbe essere molto vicino al suolo. Il testimone è in grado di descrivere forma, colore e anche alcuni dettagli dell'oggetto. Incontro ravvicinato del secondo tipo. L'UFO si troverebbe a una distanza inferiore ai 150 metri da chi osserva e sarebbe in grado di interagire con l'ambiente esterno, lasciando addirittura tracce sul terreno, emettendo raggi luminosi, onde sonore o producendo distorsioni agli impianti elettrici. Incontro ravvicinato del terzo tipo. È l'ipotesi più esasperata e più sconcertante. Dall'UFO, vicinissimo al suolo e all'osservatore, scenderebbero creature intelligenti, umanoidi o congegni robotizzati. L'aeronautica militare ha il compito di garantire la sicurezza dello spazio aereo nazionale e noi ci atteniamo alla verifica della presenza di oggetti che possono turbare questa sicurezza attraverso segnalazioni e quant'altro che vengono raccolte e esaminate statisticamente. Non abbiamo il compito di approfondire ulteriormente, quindi di fare, come dire, l'esame della presenza degli extraterrestri. Se poi vuole un'opinione, come dire, da amatore dell'astronomia e quindi della presenza della vita, beh, io penso anche che gli extraterrestri, se ci sono, possono avere dei mezzi straordinari per arrivare da noi e per non farsi notare dai mezzi dei sensori fisici dell'aeronautica militare. L'America crede agli UFO, crede che certi avvistamenti misteriosi e inspiegabili siano spiegabili invece proprio con la teoria degli alieni che vengono a dare un'occhiata da queste parti dell'universo e non crede alle versioni ufficiali del governo. E non c'è miglior posto in America per capire questi dubbi che Rachel in Nevada, 4 case e 2 cavalli, ma di notte 1000 avvistamenti misteriosi. Ci sono stati molti avvistamenti misteriosi in questa zona. Dice lei, c'è molta attività in cielo di notte, ci sono foto di oggetti strani, c'è stata perfino l'esplosione di un velivolo misterioso nelle valli qui a fianco. Credo che sia una combinazione di alieni che lavorano con il nostro governo e che il loro punto di incontro sia nella base militare qua vicino. Ed eccoci arrivati al cuore dei misteri, la cosiddetta Area 51, una base dell'aviazione così segreta che fino a poco tempo fa il governo degli Stati Uniti perfino negava esistesse e sulla quale gli abitanti di Rachel hanno una teoria precisa. A una quarantina di chilometri da questo posto sorge una base militare segretissima, dice lui, nella quale il governo degli Stati Uniti non solo sta compiendo esperimenti per nuovi velivoli convenzionali, ma sta anche studiando la tecnologia dei dischi volanti. La base sta lì dagli inizi degli anni 50 ed è così segreta che non è possibile neanche controllare le notizie sul livello di inquinamento prodotto da materiali misteriosi che ha già provocato la morte di 2 dipendenti e gravi malattie sconosciute su altri.